Musica dal vivo che coccola e allieta durante tutta la serata. Siamo a Corigliano Rossano in Piazza Salotto. Ospite dell'Old Square Alfieri, Mariella Nava. Per la prima volta nella città di Corigliano Rossano? Credo di sì, intorno però ci sono stata, qualche volta in qualche estate sono venuta, sono come dire, stata ospitata gradevolmente, piacevolmente, sono territori bellissimi, gente fantastica, è sempre bello venire qui in Calabria. Sì. Com'è stata l'accoglienza all'Old Square? È stato molto bello perché secondo me si vede l'affetto della gente che ti segue da lontano e che aspetta insomma di ritrovarti, no? Poi in qualche modo il live ha sempre una magia particolare. Sin da piccola sceglie di fare della musica la sua vita e in effetti sono già 30 anni di carriera. Un cammino, diciamo una strada scelta volutamente, non facile, perché da donna ho voluto scrivere più che cantare, e disciplina per la quale mi sento proprio insomma nata e predisposta. E poi vabbè, insomma, la possibilità, la fortuna se vogliamo, di essere amata da grandi voci che mi cantano, come Renato Zero, come Gianni Morandi, come... Quindi insomma esperienze molto belle che mi hanno veramente sempre appagata moltissimo, quindi assolutamente bilancio positivo. Fa vedere un proprio scritto diventare famoso. È un bel effetto anche perché quando nasce una canzone nasce sempre in maniera molto modesta, piccola, in una stanza, in un luogo molto ristretto. Poi quando spicca il volo bisogna vedere questa ampiezza di ali. E devo dire che le mie canzoni hanno insomma dei voli grandi, alti, delle quote altissime, quindi è bello. Un po' insomma sbirciando di qua di là, lei ha un animo predisposto verso diciamo il sociale, il culturale, da poco anche si è pure esibita in un carcere qua vicino se non sbaglio, sì. Da dove nasce questa predisposizione? Beh, dal fatto di essere prima di tutto persona, quindi essere artisti significa secondo me vivere in mezzo alla gente, continuare a tenere questo filo legato e mettere a disposizione di cause importanti la propria voce. Siccome noi possiamo gridare, siccome noi possiamo urlare, siccome noi abbiamo questi amplificatori che ci aiutano, quando c'è qualcosa di importante, invece di tediare con parole sole, ecco, la musica diventa un supporto più piacevole per dire cose importanti, e io da sempre lo faccio. Questi figli dove andranno mai? Tanta fretta nel sempre in mezzo ai guai. Questi figli. Old Black Music è il titolo dato al progetto partito già da ottobre scorso, che ha visto importanti artisti e altri ne vedrà nel prossimo futuro. Old Black Music in pratica raccoglie la musica jazz, bossa nova, blues, soul, e ha fatto una programmazione di livello molto importante. Stasera suona Mariella Nava, non sono io, voglio dire, a spiegare chi è Mariella Nava, un artista di livello nazionale e internazionale. Abbiamo avuto altri artisti importanti sia regionali che anche extra regionali. Su tutti abbiamo avuto Daniele Scannapieco, famoso sassofonista, un altro sassofonista fantastico, Marco Zurzolo con la sua band. Abbiamo avuto altri artisti come Salvatore Russo, Nives Raso, Sasa Calabrese, Paolo Viscardi. Insomma, abbiamo fatto una grandissima programmazione e ne stiamo programmando ancora, artisti di calibro veramente nazionale e internazionale.
Noi crediamo che la qualità paga sempre, quindi cercare di alzare l'asticella e far conoscere il proprio territorio anche con queste manifestazioni, con artisti di livello nazionale e internazionale, credo che non possa far altro che bene al nostro paese, e quindi aumentare il livello qualitativo della nostra struttura e dell'intero territorio ovviamente.